Ciao a tutti ragazzi, da 419 e bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Oggi siamo qui con la seconda parte bonus di Zoom Eleven Go Luce. Allora, in questa parte vedremo le nostre convocazioni, ragazzi, i nostri giocatori, i nostri più precisamente 16, se non sbaglio, giocatori. Vediamo se dico una cosa giusta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, per 2, 16, ragazzi, quindi i nostri 16 giocatori, i nostri convocati per le prossime partite e in generale per il Zoom Eleven Go Luce. In più vedremo i numeri di maglia, quindi ne ho già decisi, mi direte se vi vanno bene o no, se siete d'accordo con me, eccetera eccetera. Bene, allora partiamo subito, ragazzi, per le convocazioni. Non ci sono sorprese, nel senso che ragazzi, li ho tenuti così, nel senso che voglio tenere fede alla storia, quindi non è che metterò giocatori in più o giocatori presi da calciomercato al momento. Cioè, io preferisco più che altro prima finire la storia, poi magari inserire anche quelli nuovi che abbiamo preso. Nella scorsa parte bonus abbiamo visto per esempio Nemo, Kraken, Jones, però non li vorrei inserire ancora. Quindi ragazzi, i convocati ufficiali sono Arion Sherwind, Aitor Casador, Lucian Dark, Yax Baudet, Sam Guk Han, Michael Balzac, Subaru Honda, Eugene Peabody, Riccardo Di Rigo, Victor Blade, Wally Chang Cheng, Ade Kebe, Gabriel Garcia, Sansuke Aoyama, Jean-Pierre Lapin e Ryoma Nishiki. Ragazzi, qui sono i convocati, quindi quelli della storia sono giusti giusti 16, quindi è giusto anche così mantenerli. E ora andiamo a vedere i numeri di maglia, ragazzi. Ditemi poi se vi piace, se siete d'accordo, eccetera. Vi potete vedere qui casomai se non le maglie. Arion Sherwind 8, Aitor Casador 4. Sembra i voti, povero Aitor, ha preso 4. Luke, beh, li chiamo quei soprannomi, dai. Luke 18, Ag 5, Sam 1, Michael 11, Subaru 14, Eugene Peabody 6, Riccardo Di Rigo, beh, Riccardo insomma, Ricky 10, Victor 9, Wally 3, Ade 20, Gabi 2, Shun 19, JP 12 e Ryoma 7. Ragazzi, questi sono i numeri secondo me più giusti, nel senso che magari qualcuno si può cambiare, magari non sono quelli proprio ufficiali della serie, però volevo metterci un po' di mio, insomma, nel senso che magari ci può stare, mi direte, dato che Axel Blaze aveva il 10, allora perché Victor Blade non dovrebbe avere anche lui il 10? Ecco ragazzi, perché più che altro per me Riccardo più un 10, nel senso lui è più il virtuoso, insomma è un regista offensivo, quindi un trequartista Riccardo, perché sa ben tirare ma sa anche impostare il gioco. Il numero 10 è questo fondamentalmente nel giorno d'oggi, quindi più che un Victor che è più un numero 9, che vuol dire bomber numero 9, quindi Victor 9, Riccardo 10 e Arion, anche lui era un po' un 10 tra virgolette, però comunque un 8 che ci sta benissimo, perché 8 vuol dire mediano, regista, quindi un centrocampista forte, e quindi penso che l'8 sia giusto per Arion. Qui sono numeri un po' più discutibili, poi ho messo un 7 a Ryoma, perché comunque 7 è un numero che di solito rappresenta un'ala, comunque un centrocampista offensivo, quindi era così, andava bene così. E 11 per Michael, che di solito l'11 è l'attaccante, è la prima punta l'11, quindi non è magari il bomber come può essere il 9, però è comunque una prima punta. Poi 18, che abbiamo messo Luke, 18, dove è? Eccolo qui, perché il 18 di solito è l'attaccante di riserva, si mette perché 1 più 8 fa 9, però di solito è così, non è veramente, si fa così. Poi beh, il 3 è uguale lì, perché il 3 è il difensore roccioso, quindi ci stava, quindi ecco, fatemi sapere per i numeri se magari qualcosa non l'aveste cambiata. Però ragazzi, per la convocazione, per i numeri, qua è tutto, perché questo è quanto. Quindi un bel mi piace, scrivete e commentate per questa seconda puntata bonus, ragazzi, spero vi sia piaciuta. Quindi iscrivetevi al secondo canale, mi raccomando, mettete mi piace alla pagina Facebook. Un saluto a tutti ragazzi dal vostro Corra019.